Allora, se va bene, iniziamo. Io ci tenevo intanto da parte di Officina della Scrittura a darvi il benvenuto appunto a questo corso che abbiamo voluto intensamente e che nasce, diciamo, da un incontro che c'è stato in Officina qualche tempo fa, neanche troppo in realtà. Ma poco prima del lockdown, sinceramente, sarà stata una decina di giorni prima, quindi. E che di fatto ci ha permesso di incontrare, conoscere e confrontarci con Francesca Del Nero, che invece di fama conoscevamo già. È una personalità straordinaria, ma lo vedrete, insomma, alcuni di voi so che la conoscono di fatto già tramite appunto School for Dreamers, però per gli altri invece sarà, sono sicura, una piacevolissima conoscenza. È di fatto un manager di successo che ha deciso di cambiare percorso e di proporre, diciamo, un nuovo progetto che è stato un progetto, diciamo, per lei stessa, ma che poi è diventato un progetto di rinascita, se si vuole, rilettura delle relazioni e dei rapporti e una forte spinta, diciamo, al cambiamento che vuole poi mirare, diciamo, ad andare oltre la singola persona e in prospettiva poi coinvolgere l'intero mondo, se si vuole, insomma, quindi l'intera comunità. Quindi io non anticipo troppo di quella che sarà sicuramente un percorso che andrete a fare insieme di conoscenza, però invece ci tenevo a ringraziare particolarmente Francesca Del Nero e tutto lo staff per il lavoro enorme che è stato fatto prima e che farà adesso con voi. È un onore. E quindi direi mi taccio e lascio invece la parola a lei e poi a voi. Grazie Giulia, grazie, l'onore è tutto mio, un piacere grandissimo, ho avuto veramente questa fortuna di incontrare la vostra realtà, la famiglia che sta dietro all'azienda, la famiglia Verona, persone meravigliose, è stato veramente un incontro anche di cuore, devo dire, e quindi sono qui con grandissimo, grandissimo piacere per voi e per tutti coloro che sono presenti. Benvenuti a tutti. Sono contenta davvero di condividere questo percorso per chi vorrà poi continuare con voi. Allora, direi questo. Forse la prima cosa che vi voglio dire è che tutto quello che vi dirò, è frutto sì di studi. Assolutamente, frutto di ricerche, ma la cosa più importante è che è frutto di esperienza personale. Io non racconto mai in aula e ho visto migliaia di persone, non racconto mai, non parlo mai, non condivido mai di cose che non conosco personalmente, perché credo che non ne sarei proprio capace. Quindi tutto quello che vi dico, è perché esattamente l'ho sperimentato. L'ho vissuto e lo vivo sostanzialmente tutti i giorni, perché il cammino che andremo a fare insieme, appunto, è un cammino che si rinnova ogni giorno costantemente e non c'è mai un punto d'arrivo definitivo, c'è sempre un camminare e tendere verso qualcosa di meglio, perché sempre abbiamo qualcosa di meglio da scoprire noi stessi. E quindi da portare poi nella nostra vita quotidiana. Vorrei partire, se ci riusciamo, con la visione di un video. Vi premetto due cose, ma perché ci fa entrare un po' emotivamente dentro un'atmosfera. È una lettera che ho scritto al virus. Visto che comunque siamo in questo periodo, ho scritto questa lettera. E dopo averla scritta, ci è venuto in mente con il mio team di trasformare questa lettera in un video. E quindi vorrei farvelo vedere in modo che da lì poi cominciamo a inoltrarci dentro questo cammino. Vediamo se riusciamo a fare questa operazione. Allora.
Eccoci qua. No? Qualcosa non è andato giusto. Allora, ricominciamo da capo. Scusatemi, perché non parte? Si vede? Sì, si Ok, vede. allora aspettiamo, aspetta che faccio questo. Schermo intero e partiamo. Ok. Caro virus, in questi ultimi mesi ti sarei sentito atterrito per tutte le maledizioni che ti sono arrivate da ogni parte del pianeta, per tutte le guerre che si sono scatenate nei tuoi confronti, per tutto il peso che ti sei chiamato addosso. Oltre al prezzo altissimo di vite umane, c'è l'enorme danno economico che ancora il sistema Terra non riesce bene a quantificare e sta capendo come gestire. Cosa ci lascerai dunque? Morti? Troppi. Caos inimmaginabile, privazione delle libertà infinite, paura tanta, rabbia grande. Poi, cos'altro? Ci lascerai anche tante lezioni. Sappiamo di poter essere più solidali, più uniti, più consapevoli di noi stessi, dei nostri veri desideri, delle nostre emozioni e di come governarle. Sappiamo che meno traffico è possibile, che l'aria più pulita è possibile, che la riduzione dell'inquinamento è possibile. Sappiamo che unirci nell'amore per il nostro paese è possibile ed è bellissimo, che imprese storicamente in competizione possono finalmente unire le forze, che possiamo sentirci una cosa sola nella musica, nella meditazione, nella preghiera. Sappiamo che non possiamo controllare tutto e che dobbiamo affidarci di più alla vita. Sappiamo che dobbiamo imparare ad amare noi stessi per poter amare gli altri. Siamo quindi più consapevoli che abbiamo dimenticato l'unica grande legge, che è la legge dell'amore. Qui e ora abbiamo il compito di lavorare per il bene di tutti e di metterci a servizio del bene comune. Sappiamo che è ora di svegliarci, adesso, e che non c'è più tempo da perdere per cambiare. E se raggiungiamo questa consapevolezza, caro virus, tu potresti essere la causa della caduta del vecchio sistema. Tu potresti essere la causa della fine del tempo dell'avidità. Tu potresti essere la causa della fine del tempo dell'interesse personale a detrimento degli altri. Tu potresti essere la causa della fine del tempo degli abusi e dello sfruttamento di persone e risorse. Tu potresti essere la causa della fine del tempo della violenza e della separazione in ogni sua manifestazione. Tu potresti essere la causa della fine della menzogna che tanti hanno usato per manipolare il pensiero e per renderci silenti. Potresti essere la causa di una vera libertà. La libertà di coscienza, la libertà da tutto ciò che è marcio e che distrugge il bene comune. E quindi non voglio odiarti, non voglio combatterti, non voglio distruggerti. Perché non voglio alimentare in forza della legge di causa e di effetto altra guerra di chissà quale portata. So che dare è già ricevere. Quindi scelgo di mandarti luce, più luce, e quindi ti chiedo di annullare la tua forza distruttrice, ti chiedo di non insistere più, ti chiedo di accettare che hai già fatto la tua parte. Mi senti? Ti faccio capire che abbiamo compreso la lezione. Abbiamo compreso che dobbiamo rifondare il sistema alla radice, ancorandoci ai principi e valori universali drammaticamente ignorati e calpestati per così lungo tempo e che solo facendo spazio possiamo ricostruire. Ci stiamo risvegliando e non ci riaddormenteremo, così che tu non debba ritornare più virulento di adesso. Noi facciamo e faremo la nostra parte, ma tu aiutaci. Trasformati in un virus di amore. Fallo adesso. Eccomi qua. Si è visto? Tutto a posto? Ok, bene. Ecco. Cosa è successo? Un attimo che sotto sarà rimasto aperto qualcosa. Ok.
Abbiate pazienza, che ci hanno tolto da questa atmosfera magica. Eccoci qua. Ok, allora, vi ho voluto far vedere questo video perché ci introduce un pochino al tema. E al tema è quello che in effetti la vita scorre lungo due binari. Quando noi cominceremo a capire questo concetto, perlomeno per me, quando io l'ho capito la prima volta, è stato un balzo di consapevolezza e da lì è cominciato veramente a vivere una vita diversa, molto più intensamente rispetto a prima, molto con una padronanza che prima non avevo assolutamente. Che cosa si intende per che la vita scorre lungo due binari? Quali sono questi binari? Noi siamo abituati a considerare la realtà come qualcosa che esiste prescindendo da noi. Esiste, c'è una realtà, ci sono delle cose che accadono. E, invece quello che vi voglio dire adesso, ed è questo il segreto, è questa la grande partenza per un risveglio di coscienza, è capire che la realtà in effetti è solo il riflesso, è la proiezione di ciò che noi siamo. C'è molto dibattito su questa cosa, ci sono spesso domande e anche ritrosie su questo, su questa assunzione, perché ci sembra impossibile che una cosa che accade accada con la nostra partecipazione, con la nostra co-creazione, no? Quello che voglio dire a questo livello è però esattamente questo concetto che sto per esprimere, ed è questo. Le cose accadono, ma c'è una differenza nell'attitudine con cui io reagisco alle cose che accadono. Cioè, se io ho una determinata attitudine, qui è il virus, per esempio, ci ha bloccato, ci ha messo tutti in casa, ci ha sconvolto la vita e l'esistenza, e che cosa possiamo fare con questa cosa? Possiamo chiuderci, deprimerci, arrabbiarci, e in un primo momento sicuramente ad ognuno di noi è accaduto, questa è un'opzione, ma la stessa cosa possiamo anche rigirarla e capirne i motivi, capire che cosa ci può insegnare, portare dentro di noi questa esperienza, non andando in resistenza e quindi opponendoci all'esperienza, ma chiedendoci come possiamo usarla questa esperienza, che cosa possiamo imparare da questa esperienza. Questo è il concetto del c'è una realtà che scorre nel tempo e c'è una realtà interiore che la proietta e che scorre invece in una dimensione senza tempo. Quindi tutto quello che accade dentro di me, per essere ancora più chiara, quindi tutte le mie idee, i miei pensieri, i miei sentimenti, le mie emozioni, genereranno un tipo di realtà o un altro tipo di realtà. Ho infinite possibilità di realtà. Tutto dipende da come, da quale sia la mia attitudine. E l'attitudine è, arriva dall'interno. Ognuno di noi può agire o reagire in maniera diversa di fronte allo stesso evento. Questo mi sembra che sia stato abbastanza evidente anche in questo ultimo periodo, no? Quindi il punto è andare con questo tragitto che faremo insieme. Quello che vorrei fare con voi è permettervi di andare a recuperare tutte quelle risorse che sono dentro di voi, per poter gestire fuori di voi una realtà che voi scegliete, che voi decidete di manifestare, anziché subire senza
nessun potere su quello che accade. Cos'è che ci rende frustrati, per esempio, no? La frustrazione, quando ci sembra di non poter incidere, ci sembra di non poter fare nulla, ci sembra di non avere nessun potere su quello che accade esternamente, no? Quindi sia per questa situazione, ma sia per diverse situazioni nella nostra vita. Cos'è che ci rende, che ci indebolisce? Ci indebolisce il fatto di avere quella sensazione di non poter fare nulla, no? E quella cosa ci fa venire a volte rabbia, ci fa venire a volte tristezza, a volte depressione. Quindi tutti i nostri stati sono generati da, gli stati interiori intendo, sono generati da tutta una serie di programmi che abbiamo scritti dentro il nostro inconscio e sono loro che governano la nostra vita in realtà. Sono questi programmi. Per esempio, uno di questi programmi è, che abbiamo tutti, bene o male, poi noi come cattolici abbiamo anche diversi programmi sulla colpa, sul senso di colpa, sul peccato. Abbiamo tanti programmi in più magari rispetto ad altre popolazioni che non sono state cresciute con la nostra cultura, ma noi siamo qua e dobbiamo usare quel che c'è. Quindi abbiamo questo, cosa ne facciamo? Ma il programma principale è quello, che è un programma distruttivo, evidentemente sto parlando di questo tipo di programmi, no? Il programma distruttivo principale è quello che, per esempio, pensare a se stessi sia un atto egoistico. Ce lo saremmo sentiti dire infinite volte, immagino che anche voi ve lo sarete sentiti dire, e questo è un programma distruttivo. Perché? Per esempio, pensiamo a una cosa, no? Sicuramente ognuno di voi almeno una volta nella vita ha preso un aereo. Cosa ci dicono quando saliamo in aereo e cominciano le istruzioni per il volo, no? Una delle prime cose che ci viene detta è che in caso di pericolo la maschera d'ossigeno che scenderà, noi dobbiamo metterla prima a noi stessi e poi al nostro figlio. Cioè, immaginate, non al nostro vicino, al nostro figlio, la cosa più cara che possiamo avere. Nostro figlio. E quindi che cosa significa questo? Se io non sto bene, se io non mi prendo cura di me, se io non sono in equilibrio, non sono in pace, ma vivo nella rabbia, vivo nel rancore, vivo nella paura, vivo nell'ansia, come faccio a trasmettere a mio figlio e alle persone intorno a me, alle persone con cui lavoro, come faccio a trasmettere un senso di serenità, di tranquillità, di costruttività? Vedete come è importante ricondurre tutto a se stessi e smettere di pensare che occuparsi di sé e quindi della propria armonia, del proprio equilibrio, della propria pace interiore sia un atto egoistico. È anche vero che l'atto egoistico lo facciamo più risalire come sempre alle azioni esterne, no? Ma qui stiamo cominciando a entrare in un mondo dove le azioni esterne diventano nient'altro che la proiezione di ciò che noi siamo dentro, di ciò che sentiamo, quindi i nostri sentimenti, di ciò che pensiamo, no? E qui vorrei introdurre un altro concetto che poi andremo... Tutti questi, adesso ve li sto proprio rappresentando, scusate, in maniera abbastanza superficiale, ma andremo poi dentro tutti questi concetti e li amplieremo e li sperimenteremo, perché vorrei fare con voi un percorso anche di sperimentazione, cioè lavorerete in quell'ora in cui staremo insieme, lavorerete, cioè andrete a scoprire delle cose di voi, che questo è il grande intento, no? Quindi ricordiamoci che non c'è un'azione esterna che non sia la proiezione di qualcosa di interno. Noi siamo abituati a pensare delle cose, a sentirne spesso delle altre che non corrispondono, perché la mente va per conto suo, il cuore va per conto suo, a dire una terza cosa addirittura e ad agire ancora in maniera ulteriormente diversa.
Quindi diciamo che siamo un po' confusi, ecco, diciamo che siamo un po' confusi, che non riusciamo nella maggior parte dei casi ad essere in quello che io chiamo in uno stato di integrità. Lo stato di integrità è quello stato in cui penso una cosa, sento in corrispondenza del mio pensiero, parlo e quindi mi esprimo esattamente come penso e come sento e agisco coerentemente. Questo è lo stato di maggiore integrità ed armonia, e questo è uno stato che dovremmo raggiungere tutti. Perché? Perché questo stato è lo stato in cui noi ci sentiamo a posto. E sicuramente avrete provato questa sensazione nella vostra vita, e ogni volta che noi proviamo questa sensazione ci sentiamo bene. E quando invece sperimentiamo il contrario, quando c'è questo disallineamento, non ci sentiamo bene, ci sentiamo confusi, ci sentiamo agitati, ci sentiamo piccoli, possiamo cadere nella depressione, nella profonda tristezza o nella tristezza o nella rabbia. Però tutto questo lo attiviamo noi, solo che per lo più non ne siamo consapevoli. Non siamo consapevoli di quello che accade dentro di noi. E se non recuperiamo questa consapevolezza di come gestire questo flusso interiore, prima di conoscerlo e poi di gestirlo, se non recuperiamo questa consapevolezza, non possiamo creare la realtà che vogliamo. Potremo solo reagire alla realtà che accade fuori senza che noi ne abbiamo nessuna consapevolezza. Quindi quello che vorrei fare con voi è andare a recuperare questa possibilità di renderci consapevoli di che cosa produciamo, perché in effetti è come se fossimo un computer. Nei computer ci sono vari programmi. E nel nostro caso ci sono alcuni programmi che dovremmo disattivare, perché disattivare quindi vuol dire off, schiacciamo un bel off per sempre, e così ci liberiamo di questa parte di noi che è per lo più distruttiva, che quindi non ci permette di entrare in un flusso di creazione, non ci permette di entrare in un flusso di creazione costruttiva e positiva. Quindi è difficile creare ciò che vogliamo, ma siamo sempre lì a reagire a ciò che accade. È come se stessimo per lo più in uno stato di continua resistenza verso la vita. Accade una cosa e ci opponiamo. Stringiamo i pugni e diciamo non va bene questa cosa, non voglio che accada, invece di accettarla semplicemente e attraverso l'accettazione iniziare un'opera di trasformazione, che è molto diverso da resistere. È come se noi nuotassimo spesso, se non sempre, controcorrente. Capite? Provate a immaginarvi di essere al mare e di nuotare controcorrente, è faticosissimo. Tante persone in questo periodo, poi ancora di più, si sentono stanche, hanno poca energia. E ogni volta che noi ci sentiamo stanchi, senza che siamo andati a fare qualche lavoro pesante in miniera, perché al momento non pare che nessuno di noi vada più in miniera a lavorare, quando siamo eccessivamente stanchi, ripeto, rispetto alla vita che conduciamo, ecco lì dobbiamo andare a recuperare quell'energia. Perché l'abbiamo persa? Dove la stiamo perdendo? Come ci stiamo anche alimentando, per esempio, no? Ci sono tanti aspetti che vanno considerati per capire quali sono i punti di perdita di energia. Tutto questo lavoro lo possiamo fare aiutati da un metodo, ed è un metodo che, se lo apprenderete, sarà un metodo che potrete tenere con voi per tutta la vita. Ed è un metodo infallibile. E il metodo è quello della auto-osservazione. Quindi, qual è il concetto? Molto semplice. Io posso cambiare solo ciò che osservo, che non va bene.
adesso sto già connotando non va bene, ma poi toglierò anche questo, perché non c'è un non va bene, un va bene, non c'è neanche un giudizio, c'è semplicemente una capacità che andremo ad attivare di osservare noi stessi. L'autosservazione presuppone due fattori determinanti e fondamentali. Uno è osservarsi con distacco, quindi è come se ci fosse una parte di me che mi osserva, sono sempre io, ma è una parte più elevata di me che si stacca e osserva. Ma osserva, e l'altro elemento, il secondo fattore, è senza giudicare. Perché vedete, ogni volta che noi giudichiamo, ogni volta che noi attiviamo il giudizio, cosa facciamo in realtà? Anche quando lo facciamo verso noi stessi, stiamo appesantendo quello che io chiamo spesso lo zaino che ci portiamo sulle spalle, che è già pieno di pietre, no? E ne aggiungiamo un altro. Ogni volta che ci sentiamo in colpa perché ho detto questo, no, dovevo dire l'altro, ho fatto questo, no, dovevo far quell'altro, ci appesantiamo di ulteriore senso di colpa che non ci aiuta assolutamente a procedere più leggeri, evidentemente, anzi procediamo più pesanti, e non ci aiuta a risolvere. Se invece noi riusciamo a imparare a osservarci senza giudicarci, perché tanto tutto è relativo, ok? Quello che oggi ci sembra della massima importanza, se lo guardiamo fra una settimana o fra un mese, ma io veramente mi sono preoccupato così tanto, ma io veramente sono stato così male per quella persona, per quella situazione, quante volte ci sarà successo nella vita, no? E quindi perché? Perché ci identifichiamo in quello che accade, ci identifichiamo nelle situazioni, diventiamo quel dramma, diventiamo quella situazione, non riusciamo a rimanere distaccati. Vedo che ci sono delle domande. Ok, quindi dobbiamo recuperare questo potere, è importantissimo. Io spero che in queste lezioni che seguiranno voi avrete, vi darò gli strumenti per recuperare questo potere e ve lo potrete portare con voi davvero tutta la vita, perché solo attraverso l'autosservazione noi possiamo correggerci. Infatti c'è proprio una frase storica di un libro che a me ha cambiato la vita, che è La scuola degli dèi di Stefano Danna, che nella sostanza uno degli elementi fondamentali del messaggio di questo libro straordinario è proprio questo, l'autosservazione è autocorrezione. Banalmente, se avessi una macchia sulla camicia e non me ne accorgessi, non posso cambiarmi la camicia, non posso nascondere la macchia, non posso fare nulla, non posso decidere di portarla a lavare o di lavarla. Quindi posso intervenire e correggere solo se mi accorgo. Ma la cosa importante è imparare a non giudicare, perché altrimenti ci appesantiamo. Ah, ok, ho fatto questo pensiero, ho detto questa cosa, cosa posso fare di questo pensiero che ho fatto, cosa posso fare di questa cosa che ho detto, come posso migliorare, come posso evitare la prossima volta e analizzare, ma con serenità, con quel distacco che invece non siamo abituati ad avere, perché nel nostro automatismo, nella nostra meccanicità quotidiana, noi mettiamo in essere azioni e usiamo parole, andremo molto a lavorare anche sul linguaggio, meccanicamente, diciamo più o meno sempre le stesse cose, con il partner ci relazioniamo sempre nella stessa modalità, con il capo, con il collega, con il collaboratore, col vicino di casa, cioè andremo a modificare un pochino questi programmi perché dobbiamo vedere i programmi, prima cosa, per poterli correggere. Lì dovremo silenziare, dovremo schiacciare un off, dovremo fare un reset e dopodiché potremo inserire programmi nuovi. Allora così vivremo una vita sicuramente più consapevole, più presente, sarà una vita in cui potremo essere più presenti a noi stessi e quindi vivere maggiormente l'istante,
e smettere di essere apparentemente qui, ma in realtà siamo sempre o nel passato o nel futuro. Quello che stiamo rischiando adesso come umanità, per tornare alla lettera al virus, è che il rischio che stiamo correndo è che non capiamo a che cosa è servita questa esperienza e quindi andiamo a replicare il passato tale quale come è stato. E invece ognuno di noi sento che deve prendersi la responsabilità di andare a modificare almeno una cosa nella sua vita, che ha capito in questi 2 mesi, in questi 3 mesi, perché altrimenti non sarà servito a niente, a noi come individui, ma nemmeno alla nostra collettività. Quindi questo nel presupposto che non ci sia, o meglio, tutte le esperienze, diciamolo in positivo, tutte le esperienze ci devono, se ce lo domandiamo, portare qualcosa. Non esiste un'esperienza che non ci possa portare un messaggio. Tutto, tutto dobbiamo usare nella vita, tutto. E imparare cosa? Imparare a conoscere noi stessi, perché questo è il grande, è la grande sfida ed è la cosa alla quale non siamo abituati, perché non ce lo insegnano da bambini. Non è un insegnamento previsto dal giardino d'infanzia, non è una cosa che è inclusa, e io su questo aprirei, potrei fare 10 seminari, perché ho riconcepito proprio la visione della scuola che dovrà assolutamente cambiare se vogliamo che l'umanità non fotocopi il passato, perché se non cambiamo noi può accadere soltanto che replicheremo il passato peggiorandolo probabilmente attraverso l'uso delle nuove tecnologie e della scienza esasperata e non gestita con un obiettivo di bene comune. Quindi consapevolezza, 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 questo è il grande mantra che dobbiamo proprio... che vorrei ricordarvi. Perché? Perché serve per vivere una vita veramente più presente, più creativa, più felice. Alla fine arriveremo a questa benedettissima felicità che ci meritiamo, ma che, do questa piccola anticipazione, poi mi taccio e rispondo alle vostre domande se ci sono, questa felicità che... poi soprattutto in questo momento ci può sembrare una cosa, ma insomma, vabbè, la felicità è una cosa troppo grande, no? In realtà, paradossalmente, è proprio nei momenti più difficili che dobbiamo avere il coraggio di ampliare la nostra visione e di pensare alla felicità e di pensarci. Perché è troppo facile nei momenti di difficoltà appiattirsi nella tristezza, nella depressione, nella difficoltà, e il coraggio invece proprio in questi momenti di difficoltà di ampliare la visione, di concepire cose nuove, di fare progressi, di inventarsi nuove strade, nuove possibilità, nuove alternative. Questa è la differenza tra una persona che vive l'esistenza e una persona che la subisce. E quello che vorrei fare con voi è darvi qualche strumento in più rispetto a quelli che sicuramente già avete per vivere un'esistenza più appagante, più felice, più armonica, ma per il bene vostro e di tutti coloro che vi stanno intorno. Perché ricordatevi sempre che non c'è un singolo progresso che voi farete dentro di voi che immediatamente non si rifletterà nella vostra realtà. Tutto si rifletterà sempre nella vostra realtà. Se io miglioro, se io anche riesco a cambiare una sola piccola cosa di me, immediatamente le mie figlie, i miei parenti, la mia famiglia, i miei amici, il mio team se ne accorgeranno. E quindi pensate quanto è importante attivare questo lavoro su di sé, perché il lavoro su di sé consente questo beneficio anche per gli altri. E quindi sono felice di iniziare questo percorso con voi, con chi di voi vorrà proseguire dopo questa introduzione. Non so se ci sono domande. Nadia era quella di prima. Ok,
Non vedo domande, però fatele che io se ne avete. Tutto molto chiaro. Sara dice tutto molto chiaro. Bene. Molto interessante. Bene. Chiaro. Bene. Bene, sono contenta se vi è servito a immaginare quello che sarà il percorso, anche perché lavoreremo sulla paura, che è, adesso giusto prima di lasciarci, se non ci sono altre domande, la paura è quel veleno, è un veleno che dobbiamo andare a scoprire, perché è l'emozione madre di tutte le altre emozioni negative. L'emozione madre significa che è la madre della rabbia, è la madre dell'invidia, è la madre di tutte le emozioni, dell'aggressività, è la madre di tutte le emozioni negative. Quindi andremo a lavorare sulla paura, su tutto quello che noi pensiamo essere limite e sul linguaggio che usiamo. E poi verso la fine del percorso impareremo ad attivare gli strumenti che ci servono per davvero vivere una vita non più in affanno, perché ci meritiamo di vivere una vita in una calma e in una gioia interiore che si rifletta poi anche in una gioia esterna. Ce lo meritiamo, ma ce lo dobbiamo permettere, perché siamo solo noi che possiamo decidere di vivere in questo modo. Non c'è nessuno dall'esterno che può arrivare a dirci o ad aiutarci. Questo è, purtroppo, ve lo devo dire. Nessuno dall'esterno potrà mai arrivare ad aiutare nessun altro. E ognuno deve aiutare se stesso. Però possiamo imparare ad usare degli strumenti, possiamo imparare ad attivare dei tasti dentro di noi per riscrivere il nostro futuro. Ecco, vi lascerei così. Vediamo se ci sono. Sì, abbiamo una domanda di Francesca Ugolini. Gli incontri quanto durano e sono degli incontri tipo discussione tra tutti i partecipanti? Se sì, bisogna attivare il video per i partecipanti? E poi sì. Ma la durata cos'era, Giulia? Un'ora, abbiamo detto? Più o meno un'oretta. Sì. Un'oretta, sì, un'oretta, poi con un po', cioè con quella, ecco, se riusciamo anche a entrare in questa logica con un minimo di elasticità, nel senso che di base faremo un'oretta, ma non sarà un'oretta di speaking solo mio, perché altrimenti dopo 10 minuti mi mandate a quel paese, ma faremo un po' di interazione con voi, un po' di esercizi. E sempre, sempre, sempre la possibilità di attivare domande sarà costante. Chi vorrà potrà apparire in video se fa una domanda, e chi non vorrà scriverà o potrà, penso adesso non mi ricordo se si può anche semplicemente gestire la domanda attraverso l'audio. E poi, niente, ancora quanto durano gli incontri? Ok. Questa. Basta? A posto? Ok. Bene, allora poi spero di trovarvi più numerosi possibili, così facciamo un po' di interazione, perché anche l'aiuto degli altri anche è molto importante, perché tanto il problema di uno non dovremo vergognarci, entreremo in uno spazio un po' nostro, no? Tanto siamo solo tra noi, e quindi giù tutti i veli, non abbiamo bisogno di nascondere niente, perché tanto tutti viviamo più o meno le stesse dinamiche, e ci aiuteremo invece con l'esperienza degli uni e degli altri a trovare nuove soluzioni, a trovare più che nuove soluzioni, degli spunti, no? Ci arriveranno delle intuizioni, e quindi poi attiveremo il processo creativo dentro ognuno di noi, perché comunque questo viaggio è individuale, lo faremo insieme, ma nel contempo sappiate che ognuno di voi dovrà fare il suo sforzo personale, la sua scelta individuale. Ci sono altre domande? No, ci sono molte riflessioni importanti. Bene, benissimo ragazzi, allora io vi ringrazio.
E quindi spero di vedervi, come ho detto prima, il più numerosi possibili al primo incontro. Vi auguro una bellissima serata, siate sereni, andate davanti allo specchio, fatevi dei bei sorrisi, che aiuta, e ci vediamo presto, ok? Grazie, grazie a tutti per aver intanto partecipato a questo primo incontro, grazie. Vi mando un abbraccio virtuale per il momento a tutti, grazie, a presto.